Massimo d'Ostia, un 3-0 per Padova, giunto alla fine di una partita dove la quale voi non siete forse riusciti a fare tutto quello che eravate prefissati di fare, ma loro hanno dimostrato di essere una bella squadra, compatta, di livello. Sì, sì, sono molto brave loro e noi non abbiamo fatto praticamente niente di quello che dovevamo fare. E dovevamo non battere sul libero e abbiamo battuto quasi sempre sul libero, tra l'altro abbiamo sbagliato tantissime battute. In più non abbiamo difeso quasi niente di quello che era possibile difendere, anche se loro ovviamente hanno messo delle palle veramente indifendibili. No, questa sera è da cancellare, devo proprio dirlo, brutta brutta, mi dispiace. Paghiamo sicuramente, cioè l'Asta, la squadra dell'Asta non è questa, quella che si è vista stasera non è la nostra squadra, noi abbiamo tutte le capacità tecniche per giocare alla pari con chiunque, anche questa sera si è visto ma in pochissimi momenti, troppo pochi, e quindi mi dispiace, paghiamo un po' di errori di gioventù sicuramente, la più siete vecchia una, in campo è una squadra molto 7. Giovane infatti, per cui sì, diciamo che vi servirà un po' di tempo per maturare tutte sì, quante. Sì, sì, anche se ti dico, le giovani sono promettenti, molto promettenti, tra l'altro siamo anche sfigati, abbiamo 2-3 infortuni, gli altri due centrali sono tutte e due infortunate e il libero Sabrina, lei si è infortunata e avrà ancora una settimana di recupero sicuro. Più giovane, anche se ovviamente lei ci mette tutto per dare un contributo alla squadra. A livello personale come stai? Perché comunque hai cominciato tardi la preparazione, quindi ci vuole anche per te un po' di tempo per arrivare al top della forma. Sì, quest'anno è stato un po' non è partito molto bene, tra l'intenzione di smettere, poi avevo deciso di fare la Serie C a San Giacomo, che però ho iniziato veramente tardi perché ho avuto problemi, però dai, quando ho iniziato gli allenamenti dal 1° di ottobre con l'Asta e adesso sto pian piano rientrando in forma, cioè mi sento bene, non è perché lì mi sto facendo fare la preparazione che non ho fatto, quindi sto recuperando in fretta. Queste prime partite comunque avete dimostrato di poter giocare con chiunque, come dici tu, e di poter tranquillamente puntare a un calcato tranquillo. Sì, mi dispiace per le prime due partite che abbiamo perso perché erano comunque squadre meno forti di quella di oggi, dove quindi si potevano raggiungere più punti di quelli che abbiamo fatto. E sì, erano le prime due partite, era un rodaggio anche per noi. Speriamo di recuperare il ritmo.